Dall'esterno verso l'interno. Cerchio Ifior, il teatro delle ombre, attraverso Tullia e Gian. Scifo. Riagganciandoci al famoso discorso che facevamo tempo fa, per cui la conoscenza di se stessi parte sempre dall'esterno verso l'interno e poi rimbalza, dall'interno verso l'esterno, in una specie di circolo. Se si riesce ad arrivare all'accettazione della propria parte più esterna, quindi della propria interfaccia con il resto della realtà fisica, si tolgono molti dei problemi che l'individuo possiede. Quindi si diventa più disinibiti, più sciolti, più disinvolti. Si hanno allora meno problemi interiori nei rapporti con l'esterno, si ha una maggiore possibilità di osservare in minima misura all'esterno, e di affrontare con più tranquillità, invece, le proprie emozioni, i propri sentimenti, i propri desideri. E poi da questi arrivare ai propri pensieri, e poi da questi arrivare magari a quella famosa intenzione che è stata argomento così pesante di questi ultimi incontri. È necessario quindi che ognuno di voi arrivi ad accettarsi, quantomeno fisicamente, così com'è. Cosa non facile, direte voi, cosa non facile, dico io, perché vi lasciate trasportare da quello che noi abbiamo chiamato il vostro io, il quale ha bisogno di appagamento da parte degli altri, ha bisogno che gli altri lo esaltino, ha bisogno che gli altri abbiano della sua immagine un'impressione favorevole. E poiché questa immagine gli altri solitamente se la formano sull'aspetto esteriore, ecco che l'io è insoddisfatto nel momento in cui questo aspetto esteriore non lo gratifica come egli vorrebbe. Si tratta quindi di riuscire a far tacere per un attimo l'io, di riuscire a comprendere che si è così non per una realtà solo apparentemente sbagliata, ma perché in quel modo ci è possibile capire aspetti di noi stessi che altrimenti ci sfuggirebbero e che i veri valori, quelli che aspettano di essere scoperti, sono grazie a questa situazione a portata di mano e pronti a trasformarci da bruti anatroccoli a splendide aquile.